peperoncini giganti, cipolle, limoni, Giuseppe Carta, Orti di Grazia, una mostra evento al Museo del Costume di Nuoro, con tre sale interamente dedicate all'artista di Banari e numerose installazioni itineranti. Fino al 27 ottobre un'esposizione che vuole raccontare il percorso artistico dell'artista e le sue evoluzioni perpetua, dove la scultura entra nella pittura e viceversa, la pittura si fa scultura. Le opere di Carta, oltre 150 tra dipinti e sculture, saranno in parte inglobate dalla collezione permanente del villaggio museale dell'etnografico, in parte allestite in tre sale dedicate alla sua pittura. Ad accompagnare i visitatori un percorso scenografico e teatrale per la regia di Alberto Bartalini. Giuseppe Carta l'ha definita un omaggio a Grazia Deledda, come sollecitato più volte dal presidente dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico Giuseppe Matteo Pirisi. Questa mostra per me è di grande orgoglio ed è una mostra fondamentale nella mia tappa. Uno, perché ritorno dopo tantissimi anni in Sardegna. Due, perché è una mostra molto complessa, complessa per diversi motivi, perché noi in questo museo bellissimo, allestito alla perfezione, cioè dove non si può toccare niente, noi abbiamo dovuto entrare con leggerezza, cercando di coordinarci insieme a tutto quello che c'è, con i colori, con i costumi, con tutta la cultura che questo museo rappresenta. Presente all'inaugurazione anche il curatore Vittorio Sgarbi. Non è una mostra, è un mostro. Lui era un pittore che ha fatto uscire dai quadri le immagini che dipingeva. E adesso esse si riappropriano di uno spazio dove non sono pertinenti perché sono produzioni odierne. Quindi è una esposizione concettuale, accostare a quello che è tradizione delle invenzioni moderne, molto ironiche, di un pittore che ha deciso che dipingere è comunque un'attitudine troppo contemplativa e vuole occupare il mondo. Queste sono opere di strada, senza il sacro che connota invece anche il più piccolo tappeto che abbiamo visto, e quindi sono una dissacrazione dell'arte, ma in una visione di un pittore tradizionalista. Una mostra interessante, una mostra d'avanguardia, direi. È paradossale che sia in un museo etnografico, che è il luogo che è l'opposto dell'avanguardia, è il luogo in cui si vede che la storia è molto più contemporanea, la tradizione, l'artigianato, di qualunque prodotto contemporaneo fatto magari in modo sciatto.